Guardi, allora, prima di tutto la cosa più evidente di questa squadra qui nella mia gestione è l'interpretazione dei momenti, l'interpretazione della gara, perché quando tu hai fatto un enorme sacrificio a pareggiare questa partita e poi fai l'errore che hai fatto sul secondo gol, questa qui è una valutazione da prendere in considerazione. Questo è quello che non va, ma se lei vede la rosa dei miei giocatori e la rosa della Nocerina, lei capisce bene che la gestione della partita, allora, se noi vogliamo far del bene a noi e se noi vogliamo far del bene a quello che stiamo facendo, questi giovanotti qui devono capire che ci sono dei momenti nella partita dove bisogna saperla gestire, gestirla di palleggio, gestirla di furbizia, gestirla in tanti modi. Quello che noi ancora oggi facciamo fatica, perché le ricordo che a Cassino al 90esimo abbiamo preso il gol di pareggio, Arzachena al 92esimo abbiamo preso il gol di pareggio. Oggi, alla fine della partita, abbiamo subito il 2-1. Questi qui sono errori di gioventù rispetto a tutte le squadre che hanno personaggi e interpreti più marpioni, più scafati. E quindi la Nocerina, la differenza fra noi e la Nocerina, io tanto mi tengo i miei giocatori, ma è la lettura della partita. Loro in un certo momento della partita l'hanno forzata e noi non abbiamo capito che in quel momento lì non serviva forzarla, ma serviva giocare di posizione, come io ho detto ai miei giocatori. Non l'abbiamo fatto, abbiamo subito. Questo è considerato che gli mancavano a centrocampo due giocatori come Origio e Lavigna che fanno tanto dinamismo, è stato costretto a giocare praticamente con due schemi da una parte e due schemi dall'altra. Era possibile secondo lei adottare qualche altra soluzione tattica o ha preferito tenere il modulo 3-5-2 per non complicare la testa ai ragazzi? Guardi, io in 30 anni di calcio penso che sia la prima volta che mi conosce che faccio il 3-5-2. Se dopo 30 anni di calcio faccio il 3-5-2 a Sassari, sta a significare che tutte le altre cose non si possono fare. La tattica nel calcio non esiste. Esistono le caratteristiche dei giocatori e quindi noi in questo momento qui stiamo sfruttando al massimo quelle che sono le caratteristiche dei giocatori e solo così possiamo andare in campo. Magari potessi cambiare o rimodulare qualcosa durante la partita, ma se lo faccio creo ancora più problemi ai miei giocatori e quindi, se mi sono basato, se continuiamo ad andare avanti con una sola situazione tattica, è perché tutte le altre non le posso attuare. Mister, che contributo si aspetta dall'ICASU? Tanto vede, quando arriva un giocatore, si spera sempre che domani possa giocare. Questo non avviene mai, perché a chiacchiera sono tutti allenati, a chiacchiera sono tutti professionisti, a chiacchiera fanno sempre tutto. Poi la realtà è un'altra. Che cosa mi aspetto dal singolo giocatore, non da lui e basta? Mi aspetto che lavorino per migliorarsi. Quando questo qui sarà pronto a sostenere i nostri ritmi e a sostenere una partita, siccome è un giocatore di qualità importante, mi aspetto
che mi dia delle soluzioni e che non tutte le volte che ho qualche problema devo andare a prendere un giocatore e reinventarlo in un altro ruolo, come ad esempio è successo oggi. Quindi sono contento che un giocatore è arrivato in un ruolo specifico, ma da lì a dire che cosa mi può dare, prima lo devo allenare. E i tempi, secondo me, non sono poi cortissimi. Così è, a mio La classifica quanto la preoccupa? occhio. Mi preoccupa. La classifica quanto? Guardi, se ho accettato di venire a Sassari quando avevamo un punto, non penso che abbiamo ancora un punto, no? Bene, se non abbiamo un punto, mi preoccupa quando più avanti vedremo qualcosa. Non mi se mi preoccupo io, si devono preoccupare anche tanti altri, secondo me. Secondo me. Però, come abbiamo detto dall'inizio, il percorso è lungo. Se qualcuno pensava che ad oggi noi fossimo già fuori dalle sabbie mobili, qualcuno ha fatto un conto sbagliato, perché io di professione faccio l'allenatore, non faccio né mago né altre robe. C'è da lavorare e siccome so da dove sono partito, e più avanti con calma lo affrontiamo questo argomento, ma più avanti, perché se no viene il terremoto a Sassari, non ne ho voglia. Così almeno poi dopo qualche testa la faccio saltare io, ma più avanti. Il nostro percorso è lungo e termina forse a 1 o 2 giornate dalla fine del campionato. Fino a lì, guardare la classifica, secondo me, dopo essere partiti quando gli altri avevano già fatto 8 partite, non è semplice.